Buonasera e benvenuti al webinar Immutable Infrastructure, Containers and Microservices. Siamo ormai al quinto appuntamento della nostra serie su OpenStack, la Cloud Automation. Oggi parleremo di un argomento un po' più teorico che racchiude tanti argomenti che abbiamo finora visto e altri che sono nuovi, e faremo anche comunque un paio di demo come è nostra consuetudine. Partiremo con una definizione di containers all'interno, diciamo, nel contesto dei sistemi Linux e vedremo come poi vengono implementati i container in Linux. Definiremo quindi microservices, una parola di cui si sente parlare ultimamente, vediamo un po' di che cosa si tratta, e arriveremo finalmente alle immutable infrastructure, fornendo alcuni esempi e vedendo anche una demo con OpenStack. Quindi passeremo a vedere rapidamente alcuni tool di orchestrazione di container, Kubernetes, OpenShift e Elastics, e di quest'ultimo faremo una demo. Chiuderemo quindi con alcune note sui nuovi principi per le infrastrutture IT. Cosa sono i container? Molto semplicemente realizzano la virtualizzazione a livello di sistema operativo. Non sono un concetto nuovo. Si chiamano container perché nella Linux community questo è il nome che è stato utilizzato e realizzano, diciamo, delle istanze che girano in user space e che sono tra di loro isolate. Ecco, grazie al kernel di Linux è possibile avere quindi un isolamento di queste istanze e quindi realizzare la cosiddetta multi-tenancy attraverso anche meccanismi di namespaces, cioè in ogni differente ambiente ci sono spazi di nomi, cioè le risorse, i processi acquisiscono un nome che è specifico solo di quel contesto. Quindi, sistema operativo tradizionale, c'è l'hardware, poi c'è l'host operating system, quindi il sistema operativo che ho installato sull'hardware. Questo sistema operativo contiene alcune librerie e ci girano sopra delle applicazioni, app A, app B nella figura. Passando al concetto di container, vediamo che sono delle strutture che raccolgono l'applicazione con le librerie che sono necessarie per il funzionamento di quell'applicazione e questi oggetti, chiamati container, girano direttamente sul sistema operativo. Quindi utilizzano il kernel di questo sistema operativo, ma girano nello user space del sistema operativo. Non sono un concetto nuovo, pensiamo quando nel 1982 fu introdotto per la prima volta il chroot. Tutti i sistemisti lo utilizzano, è un modo molto molto semplice di realizzare, diciamo, chiamiamoli container, diciamo spazi isolati, dove i nomi hanno un nuovo significato, ma non ha quelli che sono i componenti fondamentali. Prima di tutto, non ha le funzionalità di copy on write, cioè la possibilità di tenere traccia dei delta, dei cambiamenti, delle immagini e di operare le scritture solamente quando è necessario, e quindi risparmiando spazio. Poi le quote, quindi la possibilità di dare a diversi tenant di questi spazi dei limiti sull'utilizzo di qualcosa. Ecco, I/O rate limiting per esempio, limiti sull'utilizzo di input-output, limiti per l'utilizzo della CPU e della memoria, isolamento di rete, cose di questo genere mancano. Bene, la storia prosegue, ci sono molti altri casi che possiamo citare, i jails di FreeBSD, i vServer di Linux, le zone di Solaris, fino ad arrivare nel 2008 a Lexi, si dice, Linux Container, detto Lexi, e da qui le cose si fanno interessanti. IBM rilascia Lexi, un tool per user space che in effetti wrappa chroot in sistemi di namespacing a livello di kernel e attraverso cgroups, control groups, e quindi c'è
un interfacciamento con il kernel e molta flessibilità viene lasciata per operare diciamo, varie soluzioni di isolamento. Nel 2011 ci diamo systemd and spawn containers che girano, sono un comando diciamo, che crea un contenitore leggero, sempre basato su namespaces, molto simile a chroot, ma virtualizza anche la gerarchia del file system, l'albero dei processi, la comunicazione interprocesso, e tutti i suoi sistemi. L'host è il nome di dominio. Questo diciamo, fa dei sistemi completi, ma non parliamo ancora di applications containers, quindi parliamo ancora di pura e semplice infrastruttura. Nel 2013 nasce Docker e chiaramente c'è l'esplosione di questo nuovo trend. No, Docker è una soluzione già pronta. All'inizio utilizzava Lexi come backend, successivamente è stato introdotto libcontainer come default per la gestione dei container. Viene introdotto il Docker Daemon, ci sono le immagini a strati, abbiamo visto già in un webinar precedente su Docker come funziona questa stratificazione, per cui di volta in volta aggiungendo pezzi l'immagine viene arricchita. Tutte le aggiunte vengono firmate, di cui si possiede quindi lo storico delle aggiunte e l'identificativo di tutte le aggiunte. Ci sono molti tool che si possono utilizzare, come per esempio il Docker Registry, e va bene, diciamo che siamo molto avanti già come astrazione e possibilità di utilizzare applicazioni. Utilizza chiaramente l'interfaccia del kernel, quindi è molto leggero. La virtual machine invece sappiamo che non è un concetto molto diverso, cioè non si tratta di virtualizzazione a livello di sistema operativo, ma si tratta proprio di hypervisor. Invece qui il kernel è il medesimo per tutti, ciò implica anche che chiaramente non possiamo avere kernel differenti, dobbiamo utilizzare il kernel dell'host, quindi nasce in contesto Linux, sebbene ultimamente sia uscita anche la versione per Windows. E poi citiamo anche Rocket, rilasciato da CoreOS nel 2014, che è ancora un application container toolkit, che è costruito sopra systemd and spawn. L'idea era quella di diciamo, creare delle specifiche che potessero funzionare anche cross-container. Questo processo classico dell'open source, in realtà lo ritroviamo nel 2015 nel progetto Open Container, un'iniziativa per diciamo, strutturare i contenitori in modo che siano interoperabili e quindi creare diciamo, degli standard industriali. Nella slide vedete alcuni sponsor, ci sono grossi nomi che volevano. Vogliono insomma in qualche modo operare questi standard di mercato. Il 2015 è anche l'anno in cui esce RANSI, che è un tool da linea di comando standalone per lanciare container, basati proprio sull'Open Container Project, e va bene, è compatibile con le Docker Images, è un po' di storia. Ecco, Docker lo abbiamo già visto, quindi c'è un linguaggio di bindings per altri client che lo possono utilizzare, per diversi tool, ci sono moltissimi strumenti di lavoro e tante cose già pronte che si possono utilizzare così come sono. Notare anche che Dan Walsh di Selinux sta proponendo supporto se Linux all'upstream di Docker, questo significa che si vuole tenere in buona considerazione l'aspetto di sicurezza che in effetti viene un po' meno con i container. La virtual machine ha sempre uno strato di hypervisor,
sotto, come vedete nell'immagine, che isola bene le virtual machine. Viceversa, quando parliamo di container, siamo direttamente sul kernel dell'host, al di là di qualche libreria di ausilio, siamo lì. E quindi è più importante l'aspetto di sicurezza. Abbiamo detto che su Docker abbiamo già fatto un seminario, quindi rapidamente diciamo semplicemente che le immagini Docker sono stratificate, ogni strato viene annotato con una firma, e i container sono delle istanze di queste immagini che rapidamente riescono a far girare delle applicazioni basandosi su una infrastruttura solida e pronta. Cioè, una volta che io ho l'applicazione che gira, posso pensare di isolarla e trasportarla altrove senza paura che quell'applicazione non funzioni altrove, come purtroppo spesso succede quando non si è ben organizzati con l'infrastruttura. Il Dockerfile, un esempio di Dockerfile nella slide 8, ci dice che a partire da un'immagine, per esempio l'immagine di Fedora, ma può essere con qualunque altra immagine, noi possiamo effettuare alcune customizzazioni. In questo caso installiamo HTTPD e specifichiamo, per esempio, che la porta deve essere la 80, e diamo in pasto questo semplice file di testo al Docker Engine, e in automatico abbiamo un container pronto con le immagini e con le successive configurazioni che ho richiesto. Per esempio, una cosa che si può fare con i container, non solo con i Docker container, è quella che vedete in questa slide. Se c'è un hardware con un certo sistema operativo sopra, versione N, e ho delle applicazioni che girano su questo hardware, ovviamente alla versione N del sistema operativo. Supponiamo che io abbia la necessità di passare a una versione N più 1 del sistema operativo. Sapete bene che questo può avere un impatto grave sulle applicazioni, potrebbero non funzionare più. Allora, se invece io penso di rinchiudere all'interno di un container l'applicazione così com'è e deployarla sull'host che io ho aggiornato alla versione N più 1, facendo così mi risparmio problemi che spesso e volentieri avvengono perché c'è una evoluzione dell'ambiente sottostante. In più, visto che i container sono molto più leggeri, ci consentono di scalare meglio e di avere quindi ancora più risparmio, cioè mentre con un autoscaling fatto a livello di virtual machine riesco a scalare in alto per soglie, vedete in questa slide, quindi vado su di un delta ogni volta che scalo. Lo scaling con un container è molto più a granularità fine, quindi guadagno qualcosa in più. Microservizi. Anche questo termine è nuovo, però neanche troppo. In fondo, quando abbiamo parlato di microkernel, che esistevano già negli anni 1980, si parlava di microservizi. Cioè, oggi noi sappiamo Linux ha un kernel monolitico. Però, quindi monolitico significa che sull'hardware vado a mettere tutti i vari servizi, che sono insomma servizi per la memoria virtuale, per lo scheduling dei processi, per il file system, per il driver. Ecco, tutto questo è un monolite. Nel caso del microkernel, invece, queste feature sono più modulari e si possono pluggare in maniera dinamica, quindi rendendo più leggero il kernel, in quanto contiene solo ciò che è di base, no? Ecco, questo è il classico approccio alla maniera di Unix, cioè fai una cosa e falla bene. Ecco, cosa vogliamo dire su questo? Che mentre nel caso del monolite c'è una stratificazione, nel caso dei microservices ci sono tante entità indipendenti che comunicano tra loro come in una rete. Ecco, vediamo la filosofia Unix che ben conosciamo. Fai una cosa e falla bene, si diceva. Per fare un nuovo lavoro è meglio partire da un
da zero che complicarci la vita con vecchi programmi, aggiungendo dei feature dei vecchi programmi. Fa in modo che l'output di ogni programma sia l'input di un altro, progetta e costruisci software che deve essere prima provato e non c'è problema a buttare via delle parti che non sono andate proprio bene, che non hanno funzionato bene e ricostruirle. Ecco, la filosofia del microservizio è qualcosa di simile. La complessità si raggiunge attraverso la composizione, non l'addizione. Quindi c'è un focus su quello che è il significato attraverso il contesto del servizio. E quindi il valore attraverso l'uso e il riuso. Bene, i principi generali dei microservizi sono il principio della minor sorpresa possibile, cioè cerchiamo di isolare le varie componenti in modo che non ci siano dei problemi a gestire qualcosa di più grosso e poi a non riuscire a fare troubleshooting perché non si conosce tutta la complessità del resto. Sono entità che colloquiano tipicamente con RESTful HTTP API, quindi con API RESTful standard chiamate HTTP, così si fa oggi. Queste consentono azioni tramite command line e azioni tramite SDK di vari linguaggi che utilizzando queste API riescono ad accedere ai singoli pezzetti dei servizi. C'è anche da citare il linked data come paradigma, in quanto ogni risorsa ha una sua URL e può essere quindi URI e può essere quindi raggiunta su questa URI e viene collegata un po' come si fa con i linked data. Anche sulla sicurezza è importante dire qualcosa, visto che chiaramente è più difficile gestire la sicurezza di tanti microservizi piuttosto che di un solo monolite mettendo davanti un firewall, per esempio. Ecco, si può procedere per step e quindi la sufficienza attraverso la necessità incrementale, quindi si aggiunge un pezzetto alla volta solo quando serve. E ovviamente policy neutral perché quella che è la gestione della sicurezza non deve dipendere da una singola policy scelta, cioè si dà la libertà di scegliere la policy, si dà solo il meccanismo con cui viene costruita la policy, ma non si dà la policy, quella la dà chi deve fare l'infrastruttura e peraltro gliela si dà anche in modo che sia indipendente dal protocollo. E poi si punta anche molto sulla ridondanza, visto che abbiamo la possibilità rapidamente e in maniera leggera di tirare su tanti piccoli servizi attraverso tanti piccoli container, avere un po' di ridondanza ci aiuta, ci tutela da problemi di sicurezza. Ecco, l'immutable infrastructure è un concetto nuovo invece rispetto a container e microservices che non sono del tutto nuovi. Cosa significa immutable infrastructure? Un'infrastruttura completamente automatizzata che può essere deployata, distrutta e rideployata senza intervento umano. Quindi ci sono delle procedure che in automatico fanno deployment e rideployment, oppure lo fanno alla pressione di un pulsante. E sono statiche, in questo senso immutabili. Che cosa significa? Che una volta che vengono deployate, non si va più ad alterare le componenti dell'infrastruttura. Se c'è bisogno di cambiarla, la devi rideployare. E in questo modo si evita l'entropia massima che si ha quando si va a mettere le mani su un'infrastruttura dopo che è stata deployata. E questo è qualcosa di nuovo che è possibile farlo solamente grazie, sì, certamente a Linux Container e a tutti i tool che ci girano intorno, ma soprattutto alle tecnologie cloud. Quindi in pratica ci sono questi build artifact che sono tipicamente dei file di testo che descrivono il modo in cui devono essere fatte le cose. Uno degli esempi appunto è il Dockerfile, vengono lanciati dati in pasto a un daemone che non fa altro che leggere quello che c'è scritto ed eseguirlo. Sono human readable, quindi sono scritti in maniera che anche l'uomo può capire cosa sta succedendo, in machine readable perché sono masticabili da
tanti tool come Ansible, SourceStack, Puppet, Chef e cose di questo genere. Soprattutto Ansible ormai è quello che ha preso piede più di tutti, noi abbiamo fatto anche il webinar. Grazie a questo riesco ad andare in produzione gradualmente, comparando via via che aggiungo delle versioni, la vecchia con la nuova, e diciamo, arrivando quindi per gradi a qualcosa di stabile. In più riesco, diciamo, in più c'entra con questo tema anche la continuous integration e continuous deployment, cioè la possibilità di, mano a mano che si sviluppa, si integra e si deploya sull'infrastruttura finale, così non si hanno sorprese alla fine. Per esempio, dici, ma perché è così importante che un'infrastruttura sia versionata e sia immutabile? Se io devo fare un deployment o da zero, oppure un upgrade di un sistema, no? È più semplice da capire. Se va tutto bene, nessun problema. Ma se a un certo punto qualcosa va male, per qualunque motivo, non è che, cioè, ci possono essere infiniti motivi, come faccio ad avere delle procedure di rollback che siano pulite? Posso essere sicuro che torno indietro al punto di partenza, davvero, facendo un undo virtuale vero ed effettivo, o invece magari mi dimentico qualcosa? Come faccio a verificare le componenti? L'albero del file system è versionato? Posso garantire l'ordine con cui ho eseguito gli upgrade? Normalmente no, non lo posso fare. E posso sapere quanto è andato avanti il processo di upgrade, cioè fino a dove sono arrivato nella mia transazione, per sapere anche come posso tornare indietro. Tutte queste cose ovviamente le posso fare solo se utilizzo delle immutable infrastructure. Vediamo un esempio con una semplice demo di questo HIT, che è un tool, un orchestratore di OpenStack, e si può quindi, diciamo, curare l'intero ciclo di vita di un'infrastruttura e delle sue applicazioni attraverso un file di testo, nuovamente, che è leggibile da esseri umani e da macchine, che si chiama Hit Template, che do in pasto a OpenStack, e OpenStack non fa altro che passarlo in rassegna ed eseguire le cose che ci sono scritte. Ci sono in giro tanti template che si possono scaricare e utilizzare, sono pronti all'uso, anche questi sono versionati. Non, ovviamente, l'idea è: progetto l'infrastruttura, scrivo il template Hit, lo provo. Non funziona, lo riprovo, non funziona, lo riprovo, funziona, ok? Quindi si procede per gradi. Appena sono soddisfatto di quello che ho fatto, ho un blueprint della mia infrastruttura dove c'è scritto dentro tutto. È una documentazione reale, non come documentazioni che uno scrive delle cose che nessuno legge e che sono complicate, non scritte in linguaggi naturali. No, è scritto in un linguaggio che è machine readable. Ed è proprio facile ed è immediato capirlo. Vediamo allora un esempio. Entriamo all'interno di un tenant OpenStack e diciamo che c'è la linguetta orchestration e la parte stacks dove si possono prendere i file di testo che servono per descrivere quello che è uno stack da orchestrare e lanciare su un tenant. Vediamo anche un esempio di questo hit template. Innanzitutto ci deve essere quello che vedete qui, segnato, cioè hit template version 30 aprile 2015. Questo è molto importante sia la versione, altrimenti le cose poi non funzionano se non si specifica a quale versione di hit ci si riferisce. Poi c'è una description che è opzionale e poi si scrivono prima alcuni parametri, poi si passa a descrivere le risorse, cioè proprio le macchine virtuali, i container, quello che si vuole, che io voglio lanciare sulla mia infrastruttura. E poi posso definire altre cose come gli outputs, che sono finita tutta quanta la fase di deployment, vado a stampare
questo caso l'indirizzo IP delle istanze deployate, per esempio, delle due risorse si chiamano tempesta e temporale, quindi prendo gli indirizzi IP di tempesta e temporale e non faccio altro che stamparli, questo tanto per ricevere un output. Ma il grosso è qui, i parametri, nome della chiave, ID dell'immagine, tipo dell'istanza. Allora, nome della chiave è una stringa, che si descrive così, nome della chiave. Che cos'è? E sarebbe il key pair che viene utilizzato dall'istanza di compute per far sì che una volta che l'istanza è lanciata riesco a entrarci con SSH. Io qui ci ho messo la mia key pair che ho già salvato sul mio tenant. Lo faccio vedere, sono qui in compute, access and security, qui c'è il key pair. C'è Dave è la mia chiave pubblica, né più né meno, ce l'ho copiata, l'ho uploadata qui e quindi gliela specifico. Poi gli devo dire che immagine voglio. Vabbè, in questo caso ho detto io voglio questa qui, una Debian 871. Okay? Anche questa ovviamente deve esistere, ma infatti esiste, se andate qui vedete che si chiama proprio così e non a caso perché altrimenti non funzionerebbe. Tra le immagini pubbliche c'è la Debian 871 che è quella che richiamo. E poi c'è il tipo di istanza, per esempio il flavor, cioè quanto deve essere grande. Ho scelto una M1.small, che è quella istanza piccola con mezzo giga di RAM, non importa, chiaramente fare qualcosa di diverso in questo caso. Poi ci possono essere dei constraints, cioè l'utente a cui verrà chiesto quale immagine, quale flavor assegnare alle immagini, scusate, quale flavor assegnare alle istanze da lanciare. Di default è la M1 small, ma può scegliere oltre a questa anche la M1 medium e la M1 large. Quindi questi sono i tre valori che poi vedremo una volta lanciato lo stack, ci verranno richiesti da OpenStack e noi potremo rispondere solo uno di questi qui. E basta. Fatto questo, vado a descrivere le due risorse, tempesta e temporale, che sono OpenStack Nova Server. Chiaramente sono delle virtual machine OpenStack, ma posso avere anche altre risorse Amazon Web Services, posso avere container, posso avere quello che mi pare. E per ognuna di queste ho il key name che è quello di qui sopra, quando lo vado a prendere dai parametri. L'image è quella di qui sopra, anche qui, che l'ho specificata nei parametri. Il flavor lo prendo sopra e specifico anche quale deve essere la rete. Ci sono tante reti nel mio tenant, quindi ne scelgo una. Basta, questo è quello che faremo. Allora, vado dunque nella parte di orchestration, stacks, scelgo launch stack e qui scelgo il file che abbiamo appena commentato. Eccolo qui, si chiama Hot Basics, Hit Template. Una volta che lancio lo stack, posso dare un nome al mio stack, quindi ogni volta, diciamo, questo è come se fosse l'istanziazione, no, del mio stack, quindi la chiameremo Rios. C'è un timeout che si può specificare, va bene, 60 minuti. C'è la password del mio tenant che devo specificare, in quanto ovviamente questo avrà un impatto sulle istanze che io ho sul mio tenant. Vedete, qui ci sono quei tre di prima, small, medium e large. Questo significava per i constraints di qui sopra. Quindi ho la small, la key name già specificata, volendo la posso cambiare, ma è già data di default. A questo punto posso lanciare lo stack. Vediamo che cosa succede. Lo stack viene messo in creazione. E qui vedete che le due istanze vengono create. Era uno stack molto semplice, composto da due istanze. Ecco qui, ci siamo con il deployment create complete, quindi è andato bene. Vi faccio vedere anche i resource types, che sono quelle OS Nova Server che vi dicevo prima. Vedete, possono essere anche AWS C2 Instance, cioè un'istanza C2 di Amazon. Noi abbiamo chiesto
proprio questa risorsa qui. OS Nova serve, questa qui abbiamo specificato. Però potete scegliere tante altre risorse, quindi è chiaro che nell'orchestrazione potete scegliere non solo server, potete scegliere storage, potete scegliere componenti di rete come gateway, router, bilanciatori di carico, ce n'è per tutti i gusti. L'importante è che utilizziate una di queste resource types perché sono quelle che capisce Git. Va bene, questo era un esempio. Un altro esempio è invece, riusciamo a definire magari un solo server, ma su che io già so essere un server che utilizzerò con un DB. E allora cosa faccio in questo caso? Beh, posso per esempio chiedere all'utente di specificarmi la password dell'admin del DB. Va bene, metterò alcune piccole constraints, no? Password tra 6 e 8 caratteri. Solamente caratteri a Z maiuscolo 09, eccetera, eccetera, una serie di regole per la password. Poi il DB port, cioè la porta del database, anche qui posso scegliere numeri tra 40.000 e 60.000, con default 50.000. E il flavor è quello di che abbiamo visto prima, in questo caso M1 small, cioè anche in questo caso il default è M1 small. Ma c'è più libertà nel poter dare anche altri flavor. L'immagine è quella che abbiamo visto prima, il keyname è quello che abbiamo visto prima. Il server in questo caso è uno solo e prende i parametri dalla parte precedente dove ci sono gli spazi che vengono lasciati all'utente come input. Ecco, questa è la sezione in cui possono avvenire le cose, cioè user data. Utilizzando string replace e quindi utilizzando un sistema per cui vado a prendere le informazioni di cui ho bisogno all'interno dei parametri, per esempio il dbport lo prendo dalla variabile dbport, dal parametro dbport che ho riempito sopra. E con il modulo template vado a fare, in questo caso niente di che, faccio una echo dbport, ma qua dentro io ci posso scrivere tutto quello che mi pare, ci posso scrivere apt-get install httpd e io installerò un server http. Ci posso scrivere anche più di un pacchetto da installare, ci posso scrivere le configurazioni, una volta che ho installato httpd posso decidere di cambiare qualcosa nei file di configurazione, tutto quello che mi occorre fare sul server lo scrivo qui. Anche in questo caso la risorsa è un OS 9 server. E quindi così facendo riuscirò, vediamolo proprio in azione, vediamolo in azione, single server definition, quindi a singolo server, questo qui lo chiamiamo database finto, ma insomma, qui specifichiamo sempre la password, scegliamo una password per il database. E la porta è la 5000, ma posso metterne anche altri valori perché vi ricordate che c'era insomma il range 40.000-60.000. Il flavor c'ho massima libertà. L'immagine facciamo che sia una CentOS. Il key pair scelgo il mio e lancio. Non succederà nulla di diverso da prima. Ecco, l'admin password, per esempio, già ho sbagliato perché diciamo, non sono rimasto all'interno dei miei constraint stessi, cioè deve iniziare per un uppercase. Ecco qua. Ok, adesso la riscrivo, vediamo se adesso me la fa passare. Anche in questo caso va a creare lo stack nel modo in cui mi occorre. Ok. E poi ve lo faccio vedere adesso, qui c'è un overview dello stack in cui insomma ci sono tutte le informazioni prese dal file di testo, no? Lit template. Le risorse sono in questo caso una sola, gli eventi che sono avvenuti per la creazione dello stack e tutto il template per esteso che lui si è mangiato, che gli ho dato in input. Ecco, in questo modo io riesco a creare le mie infrastrutture immutabili. Andiamo un pochino avanti, parliamo anche di orchestrazione. I contenitori, sappiamo, ci aiutano a spezzettare un servizio in tanti microservizi. Come sono fatti?
Beh, se utilizziamo Kubernetes, per esempio, avremo una struttura che vede container, pod, node e service come sue componenti. Il pod è un insieme di container che vengono associati perché hanno lo stesso PID, hanno la stessa rete, lo stesso IPC, lo stesso namespace. Tutti questi che condividono queste informazioni di base si chiamano pod e vengono messi nei nodi come un'unità inscindibile. Il servizio non è altro che un insieme di uno o più pod e le relative policy per accederli. Ovviamente ci sono dei tool per gestire questi pod. E c'è la possibilità anche di fare load balancing e proxy per accedere ai servizi, che abbiamo detto sono un insieme di uno più pod, e in più poi ci vado ad attaccare la parte di rete e la parte di storage. Questo è più o meno Kubernetes. Un altro esempio è OpenShift. Qui si parla di PaaS in senso stretto, prodotto Red Hat, con API standard per gestire i container, l'orchestrazione e la gestione dei container. È ottimizzato proprio per l'uso dei container, c'ha dei tool molto robusti, c'è anche un'interfaccia grafica molto interessante e ovviamente è uno standard industriale che ci può essere utile per fare automazione, per collaborare, per rapidamente deployare infrastrutture. Bene, OpenShift più o meno funziona come Kubernetes, cioè ci sono i vari nodi che hanno i vari pod al suo interno, attaccati, vedete c'è lo strato di routing, che è la parte di networking, lo strato di servizio, attraverso il quale io riesco ad accedere ai servizi definiti dai nodi, e la parte di storage. C'è l'operatore e lo sviluppatore che lavorano in modalità DevOps. L'operatore con dei tool automatici che fanno in modo che vengano lanciate le parti infrastrutturali attraverso OpenShift e lo sviluppatore che farà altrettanto, unendo però anche dei sistemi di versioning, Git e SVN, per realizzare le cosiddette catene di continuous integration e continuous deployment. Quindi si utilizzano tutti e due OpenShift per ottenere questo obiettivo. Ovviamente ci sono molti benefici che ben possiamo immaginare, no? Quindi possiamo deployare applicazioni on demand, possiamo automatizzare il deployment di applicazioni, favorire la collaborazione, curare tutto il ciclo di vita dallo sviluppo fino alla produzione, tutte cose che riguardano il DevOps. Ultimo tool, del quale vediamo anche una piccola demo, è Jelastic. Questo è un po' forse quello che noi consigliamo, perché è un po' esaustivo, contiene un po' tutto, è PaaS e IaaS insieme. Quindi è molto flessibile e è molto più comprensibile anche degli altri, in quanto la nozione di microservizio, tutto sommato, è una nozione talmente astratta che poi ognuno ha la sua visione, Red Hat ha la sua, Google con Kubernetes ha la sua. Con Jelastic vediamo che le cose sono un pochino più alla portata dello sviluppatore, cioè Jelastic viene fuori così, adesso lo vediamo in azione, si scelgono all'interno di un environment, un ambiente, si scelgono gli application server, i DB server, i vari nodi di replicazione, si fanno una serie di scelte, queste scelte portano poi a un calcolo di quanto costa al mese. Si sceglie un nome e si lancia l'ambiente. Una volta che l'ambiente è lanciato, si aspetta ovviamente un pochino, ci vuole un pochino prima che l'ambiente sia pronto. Quando l'ambiente è pronto, non faccio altro che prendere le mie applicazioni e buttarcele dentro e quelle funzionano. Non devo più curarmi di installare Docker, perché c'è qualcuno che lo fa per me. Proprio il concetto del PaaS è in senso stretto. Okay, entriamo in questa PaaS. Allora, qui in questa parte ci posso andare ad uploadare le mie applicazioni. Qui c'è una sola applicazione che è l'Hello World, okay, che contiene dei file Java.
che faranno l'Hello World. Perfetto. New Environment, premo New Environment qui. Cosa faccio? Dico che voglio, quindi qui ho addirittura tanti diversi linguaggi di programmazione, no? Java, PHP, Ruby, eccetera. Mettiamo caso standard Java con Tomcat, con un database di tipo SQL, per esempio MySQL, ma potevo sceglierne un altro, MariaDB, insomma, ce ne sono vari. Mettiamo MariaDB. MariaDB versione, dice anche la versione, mettiamo questa versione qui, la 10. Di questo io decido di avere due nodi. Okay, quindi faccio scaling orizzontale, due nodi di questo. E qui mi calcola il costo. Qui mi fa un riassunto dei vari costi in base a ciò che ho scelto. E in corone dovete, diciamo, dividere per 10 per ottenere il prezzo in euro. Qui scegliamo RioSAMP come nome dell'environment. Gli piace di osservare. A different name. Probabilmente esisteva già. Name Rios, creo. E lui mi va a realizzare quello che gli ho chiesto. Un ambiente in cui c'è Tomcat e ci sono due istanze di MariaDB 10.2. Lo lascio lavorare, fra qualche minuto avrà finito, e poi noi prenderemo l'Hello World e ce lo butteremo dentro e verificheremo che la cosa funziona. Allora, torniamo un attimo alle slide. Le slide ci dicono che le feature più gelastiche sono, va bene, supporto per Docker, scaling orizzontale e verticale, quindi possibilità di scalare orizzontalmente, ad esempio specificando, come abbiamo fatto noi, 2 dB. Ma anche verticalmente se voglio avere più macchine che gestiscono un singolo servizio. Quindi ho, diciamo, senza fatica riesco ad avere load balancing e high availability. Ci attacco il mio IDE preferito e faccio continuous integration, continuous delivery. È tutto accessibile via API, quindi ci sono già i plugin che si acquistano per Eclipse piuttosto che Idea o qualunque altro IDE, scegliamo. E approccio hybrid cloud, quindi ci sono tanti data center che si possono unire alla rete dei data center su cui posso far girare Gelastic. E vabbè, ci sono una serie di add-on che mi posso acquistare. Ok, perfetto. Quindi riesco, questi sono i benefici, un singolo pannello di comando per tutto quello che mi occorre, servizi stabili e disponibili, posso gestire i carichi rapidamente, aggiungo un nodo DB se vedo che il DB non ce la sta facendo e quindi il total cost of ownership è molto basso e il ROI, quindi i risultati economici non si fanno attendere e va bene. In più, diciamo, non c'è lock-in perché è possibile portare fuori le applicazioni sviluppate facilmente muovendo tutto l'environment. Quindi gli environment sono quelli di una volta che abbiamo stabilito quali sono i vari componenti dell'environment. Non ci sono dei linguaggi particolari che, insomma, rendono difficile replicare quegli stessi environment al di fuori di Gelastic. E quindi vediamo se adesso abbiamo fatto. Eccolo qua. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè il Tomcat, e possiamo fare open in browser per il Tomcat. Vedete, Tomcat sta girando. Questo qui è l'indirizzo temporaneo che sto utilizzando. Qui abbiamo, vabbè, gli add-on, posso fare restart nodes, configurazioni varie. Vedete, sono direttamente all'interno dell'alberatura e quindi se devo fare qualcosa la faccio da qui, comodo. Posso avere statistiche sulle limitazioni della CPU, quanto utilizza la CPU, la RAM, eccetera. Quindi ho anche un monitoring. Posso rideployare il container, MariaDB, idem, anche qui tutte
tutte queste cose ce l'ho anche qui, quindi configurazioni, log, posso vedere i log, le statistiche e quant'altro. Qui sono i due nodi, quindi questo fatto a livello di, diciamo per esempio nel load balancing, no? Come contenitore di membri che appartengono al load balancing. Qui sono i singoli membri, uguale, posso anche qui fare configurazione, log e quant'altro. Bene, decido quindi su questo ambiente qui di deployare, ecco da qui, Hello World, lo metto su questo ambiente. Posso anche mettere più applicazioni sullo stesso ambiente, quindi questa qui la chiamiamo così, diciamo mondo qualcosa, quindi la vado a deployare, la butto sopra e a questo punto, se vado a vedere cosa succede nel browser, se abbiamo già visto, scusate un secondo. Ecco il ciao mondo, ecco lo sta ancora deployando. Ora lo ha deployato. Apro nel browser la stessa stringa di prima, a cui ho aggiunto ciao mondo perché così ho chiamato l'applicazione che volevo deployare, e questa è l'Hello World che parte. Okay, è online adesso, lo potete raggiungere anche voi. Quindi questo è un piccolo saggio solo per farvi vedere che cosa si può fare con Gelastic e con le pass. Quindi chiudiamo. L'IT deve evolvere, no? Questo l'abbiamo capito. Da un approccio waterfall siamo arrivati a un approccio DevOps, quindi più agile, più rapido, no? Nelle sue reazioni. Dalle applicazioni monolitiche siamo passati a prima gli NTE, cioè a dividere in tanti strati i sistemi necessari per far funzionare le cose. Oggi parliamo addirittura di microservices. Siamo passati dai server fisici ai virtual server, oggi siamo arrivati ai container. Infrastrutture applicative, siamo passati dai data center alle soluzioni hostate fino ad arrivare alla cloud. Data center interni hostati fuori da qualcuno, quindi hosting, fino ad arrivare al cloud. La lezione imparata qual è? Evitiamo i monoliti, no? Che sono sempre sintomo di una cattiva progettazione e diventano difficili poi da maneggiare, diventa difficile risolvere problemi sui monoliti. Pensiamo in verticale, quindi splittiamo l'applicazione in moduli funzionali e riduciamo le dipendenze tra le parti differenti e facciamo in modo che un team si possa occupare verticalmente di tutta una serie di cose senza dipendere dagli altri team. Quindi approccio classico ci abbiamo. Interfaccia grafica, servizi e database. Approccio SOA, che era quello così fine anni 90, inizio 2000, ma ancora molto presente, andiamo a separare i vari layer in maniera più alberata, no? Quindi c'è la parte di business service che può essere separata in tre parti, perché magari ho bisogno di fare load balancing su quella, posso fare availability anche a livello di strato di persistenza, di DB, insomma, l'approccio SOA. L'approccio microservice è questo, cioè ogni singolo servizio c'ho GUI service DB, GUI service DB, come il monolite, ma sul singolo pezzettino di servizio. Ma che significa in pratica? Beh, l'esempio del negozio, ci avrò il login, il catalogo dei prodotti, la funzione di ricerca del prodotto, il carrello, il checkout, cioè tutti questi sono microservizi. Ognuno di questi viene con questa forma qui. Quindi ha la sua interfaccia grafica, la sua logica di funzionamento, il suo DB, completamente separati. Quindi le squadre possono lavorare su queste parti separate. Si cerca di evitare il più possibile l'interazione tra queste parti perché le interazioni rendono le cose più vicine al monolite. Quindi ogni applicazione fa una cosa nello stile di Unix, come abbiamo detto. E soprattutto attenzione sempre alle versioni perché possono cambiare in maniera anche molto forte il funzionamento delle cose. Quindi una volta che teniamo sotto controllo il versioning di tutte le componenti non abbiamo problemi. Attenzione, ci sono anche dei rischi perché mica bisogna approcciare, insomma, bisogna avvicinarsi ai microservices in maniera così acritica, no?
cioè tutta questa pletora di servizi sarà poi facilmente classificabile, inventariabile. Una sorta di tanti tool che aiutano a fare questo, però comunque è difficile. Cioè, la complessità si va dal prodotto, che non è più un monolite, ma va nell'inventario, che è difficile, no? E quindi anche fare operations su così tanti servizi è difficile. Magari anche il carico di rete può essere molto alto. E poi è un nuovo modo di pensare, quindi non è detto che ci siano degli sviluppatori pronti per questo nuovo modo di pensare. Quindi, diciamo, ogni cosa va sempre tenuta nel debito conto. Alcuni reference che poi vi lascio nelle slide, e veniamo a una fase di domande in conclusione di questo webinar.